prima attraverso un video, poi attraverso l'intervento sia mio che dell'archeologo che ha seguito i lavori, se ci sono i tecnici in sala, se vogliono dire qualcosa. E dopo faremo il taglio del nastro di quella che è stata la seconda parte di questa struttura, che è stata quella interessata dai lavori che appunto abbiamo, si sono conclusi praticamente da 15 giorni. Perché poi dopo di questo ci sarà anche lo spettacolo del maestro Michele Pace. Per cui cominciamo con il video che darà testimonianza di ciò che è stato fatto. Buonasera a tutti, buonasera agli amici ospiti che ci onorano della loro presenza, il presidente del Tribunale, il dottore De Luca, il capitano dei Carabinieri della Compagnia di Vano, il sindaco di Cento, il presidente della provincia, il sindaco di Cerasco, il sindaco di San Paolo con la Bocca, non ne vedo altri, e soprattutto grazie ai cuccaresi, ai cittadini di Cuccaro, a cui questa opera è dedicata, ai cittadini di oggi, ai cittadini di ieri, che hanno visto diciamo questa struttura nella sua condizione di rudere per tutto il secolo scorso, il Novecento, e che adesso, lo possiamo dire con orgoglio, la restituiamo all'intera cittadinanza in una funzione diversa, in una funzione nuova che noi ci auguriamo possa rappresentare anche un riscatto per queste nostre aree interne. Io volevo chiamare Simone, qui vicino, che chiaramente prima di me è stato sindaco, che nella sua legislatura, fu fatto con il parco, questo primo intervento nella chiesa dove noi siamo questa sera. Se vengono anche Carmelo e Gennaro, così si accompagnano, perché noi ci sforziamo, dovete capire, anche se non sempre si vede, ci sforziamo a fare le cose insieme come sindaci, come amministrazione di questo territorio. A volte ci riusciamo, a volte no, però ci proviamo. E stasera io ho voluto, se vuole venire a fare un saluto anche il sindaco di San Paolo, a dimostrazione appunto, dicevo, che queste strutture sono poi strutture del territorio, che hanno un senso se vengono messe in un discorso di territorio e di sviluppo del territorio. Che cosa abbiamo fatto? Mi avete visto un accenno nel video, che cosa abbiamo fatto in questo lavoro? Un lavoro cominciato tantissimi anni fa. I sindaci che si sono susseguiti nell'amministrazione, alla guida dell'amministrazione di Cuccaro Vetere, hanno avuto sempre diciamo, l'obiettivo di restaurare questo convento. Di opere ne sono state fatte tantissime, e diciamo che il pensiero va a due di questi sindaci che non ci sono qui stasera con noi, sindaci dell'ultimo cinquantennio, l'onorevole Valiante in primis. Gracias.
sindacato, per l'esperienza da sindaco. Ci sono stato io e tutti quanti abbiamo avuto come obiettivo il restauro di questo convento. Dicevo che opere ne abbiamo fatte tante, il paese è stato completamente trasformato da un punto di vista umanistico, da un punto di vista dei servizi, però sta cosa del convento, forse perché anche diciamo noi come società civile di Cuccaro dovevamo farci perdonare qualcosa nei confronti della storia, perché questo convento per 400 anni, per 500 anni, è stato un punto di riferimento di un territorio vastissimo. Poi Napoleone chiuse i conventi nel 1807, quelli inferiori a 12 monaci, loro non capito perché quelli con 13 monaci potevano stare aperti, con 12 andavano. Per cui fu occupato poi per un breve periodo da alcune famiglie nobili del territorio, poi fu abbandonato e andò in una condizione di degrado a cui, così come poi lo abbiamo conosciuto tanti di noi, sia quelli più giovani sia quelli più anziani, per cui avevamo l'obbligo morale di restituire alla storia questo luogo. Chiaramente non lo potevamo più fare riportando i monaci, per cui abbiamo pensato chiaramente di ristrutturarlo e di adibirlo ad altre funzioni. Un convento che non voglio rubare la parte agli storici, perché poi va detto un'altra cosa, che abbiamo trovato anche grazie all'azione del professor Lagrea, ormai che ci ha lasciato da qualche mese, abbiamo trovato la platea del convento di Cuccaro del 1756, che è stata tradotta, però non abbiamo fatto in tempo a pubblicarla, per cui pubblicheremo poi la platea del convento di Cuccaro e sarà oggetto di un'altra strada da un punto di vista storico molto importante, perché in quel documento c'è scritto poi del valore reale che questo convento ha avuto in questi 500 anni in questo territorio, perché il convento fu fondato nel 1330. C'è una bomba, abbiamo recuperato all'archivio Vaticano, la bomba del Giovanni XXII che autorizzava la costruzione del convento a Cuccaro. Perché fu costruito il convento? Il convento fu costruito perché il Ruggero di Lauria, un ammiraglio, ufficiale del Re di Napoli, al ritorno da Gerusalemme nel 1284 portò una reliquia, un pezzo della croce di Cristo, che donò ai monaci di Savonara, l'attuale convento della città, parlando che già c'era un convento francescano. Questi sono tutti atti citati, ci sono logi di notarietti che parlano di queste cose, per cui i monaci dissero alla figlia di Ruggero di Lauria, Ilaria di Lauria, che nel frattempo era andata in sposa al duca di San Severino, comandante del Principato di Sacra, quindi anche le terre di Cuccaro, di conservare la reliquia a patto di costruire però un luogo di devozione in cui porre questa reliquia. Ilaria di Lauria costruì questo convento qui a Cuccaro. La leggenda dice che alcuni monaci si partirono da Cuccaro con un muro, poi c'è un affresco che quel poco che è rimasto, che vedrete poi a cappella del crocifisso, che descrive questa leggenda, cioè il muro con i monaci, i
quali sostavano una notte in questo luogo, e la mattina dopo uno non voleva ripartire. Da questo capirono il segno che questo era il posto dove dovevano costruire il convento, dove adorare praticamente questa religione. Una religione molto importante che è stata messa per tantissimi anni nel dimenticatoio, e che noi da un po' di tempo abbiamo riportato, diciamo, se così si può dire, al punto più importante, perché in un accordo anche con la diocesi abbiamo dedicato una cappella a una reliquia, una cappella di piazza, la cappella dell'Assunta, dove la reliquia del Figlio Santo è praticamente oggi custodita. Io vi inviterei, a chi non è venuto, a visitare la reliquia del Figlio Santo, perché nella platea e nei documenti che abbiamo trovato all'archivio del Vaticano ci sono altre due bolle, una sempre di Giovanni XXII, dove praticamente parla di questa reliquia e dà l'indulgenza plenaria a tutti quelli che visitavano la cappella dove la reliquia era costruita. Quindi stiamo parlando di un oggetto di culto molto importante, sul quale lavoreremo anche come amministrazione, come parrocchia, come diocesi, per riportarla a quella che era l'importanza che ha avuto quel tempo. Perché il convento, quando fu poi costruito, divenne ben presto un centro di culto importantissimo per il territorio. Anche perché sul convento si faceva chiaramente, il clero faceva la religione, i San Severino facevano l'economia, perché subito dopo qualche anno che era stato fondato il convento, le prime tracce si hanno della fiera intorno al 1380-90, una fiera quella del Venerdì Santo che si è tenuta a Cucchero fino agli inizi degli anni 80, quindi 1980, per cui una fiera molto importante, per cui chiaramente il misto sempre tra la religione e poi il convento. Poi lo vedremo nella platea quando presenteremo il libro, aveva beni che andavano dalla parte Saprese, e inoltre aveva anche diciamo importanti contatti con il banco a Napoli, per cui un convento importante, un convento dove c'erano 12 monaci, peccato perché se erano 13 non lo avrei concluso, che ripeto per il Cucchero ha avuto un ruolo importantissimo, un ruolo centrale. Pensate che a Cucchero, dove c'erano già altre quattro parrocchie, il convento venne ad assumere un ruolo importantissimo, tant'è che poi attraverso una serie di documenti i vescovi che si sono succeduti dovettero riconoscere l'importanza del convento, che in qualche occasione il clero tradizionale voleva mettere in discussione. Tra queste, per esempio, addirittura diciamo, la processione del Corpus Domini, poi si leggerà nella platea che quando verrà pubblicata però poi verrà distribuita ad ogni famiglia di Cucchero, praticamente questi avevano la possibilità anche di farla e di svolgere la processione del Corpus Domini con il riconoscimento proprio solenne, che era una cosa importante. Quindi il fatto che anche la diocesi riconoscesse, i vescovi che si sono susseguiti riconoscevano l'importanza del convento, sta a significare il ruolo che questo convento ha avuto in tutti questi secoli. Noi che ci siamo un po' divertiti a leggere queste cose, sempre di più ci rendevamo conto che bisognava perseguire tutte le strade per restituire il convento a quello che era lo splendore di un tempo. Non so
se ci siamo riusciti, io penso di sì. Per cui attraverso questi due interventi molto importanti, questo dove ci troviamo questa sera, che fu inaugurato nel 1999, che per tanti anni è stato appunto un centro di aggregazione per la comunità, noi e anche la sala consigliare. E quindi adesso l'altra parte che vedremo dopo, abbiamo pensato di realizzare un centro di ospitalità e di eventi. Perché questo? Perché un obiettivo che questa amministrazione si è sempre posto, e quindi da questo capite che questo non è il punto di arrivo, perché abbiamo realizzato un convento, adesso ci sediamo, no, questo è il punto di, non il punto di arrivo, ma il punto di partenza. L'obiettivo più grosso che questa amministrazione ha, insieme a quelle che ci hanno preceduto, è quello di realizzare l'idea del paese albergo a Concarneo. Noi abbiamo un centro storico che si presta, per cui accanto a qualche esperienza del centro storico già presente di ospitalità diffusa, la nostra idea è quella di realizzare questo paese albergo, perché noi riteniamo, poi ci sono gli altri amministratori che penso continueranno sicuramente questa idea, che l'idea delle aree, che un riscatto delle aree interne passa attraverso una proposta, un'offerta turistica che vada ad aggiungersi a quella estiva, ma che si differenzi anche per periodi, perché le aree interne nei periodi primaverili, nei periodi autunnali, se hanno una rete di ospitalità e di servizi di una certa qualità, potrebbero anche porsi sul mercato e realizzare un progetto di sviluppo turistico, altrimenti noi nel nostro paese non so che cosa dovremmo inventarci per far sì che un po' di gente resti o un po' di gente venga. Per cui il convento oggi diventa, con le aree comuni che dopo avete modo di vedere e con le stanze che abbiamo realizzato, un ritengo eccellente struttura di ricezione turistica che può e deve rappresentare il punto di partenza per realizzare questo obiettivo che noi ci proponiamo da tanti anni. Con Simone avevamo fatto il progetto di Borghi Autentici, che è quello praticamente del paese albergo a Concarneo. Io non voglio più dilungarmi tanto, perché voglio lasciare la parola anche agli amici che hanno voluto condividere con noi questa serata. Dopo avrete modo di visitare, faremo subito dopo che abbiamo finito il taglio del nastro e entreremo dall'ingresso principale, avrete modo di visitare e capirete se veramente abbiamo realizzato qualcosa di importante o meno. In tutto questo chiaramente c'è un sacco di gente da ringraziare, che prima di tutto va ringraziato il Ministero, mi ci ha dato i soldi, perché questo è proprio come li abbiamo avuti questi soldi, in una maniera molto semplice. Arrivò la lettera dalla Presidenza del Consiglio del 2015 che bisognava far ripartire l'Italia, per cui dice vabbè, se avete opere compiute
mandateci il progetto, mandateci la richiesta, vediamo se è finanziabile. Noi mandiamo questa cosa nel 2015 in occasione della festa della Repubblica, mandando la lettera, mandando il progetto, a febbraio del 2016 ci arriva l'email e volevano delle integrazioni. E su questa lettera noi avevamo praticamente inviato. La cosa bella è che con l'architetto non ci ricordavamo mai che cosa avevamo inviato, per cui dovevamo andare a ripescare nelle mail inviate il progetto che avevamo inviato. Noi poi gli abbiamo chiesto a questa funzionaria della presenza del Consiglio: ma perché volete questa integrazione? Lei ci rispose: dice sindaco, se non si sono stravolgimenti, voi avete finanziato il progetto. Per cui 2,5 milioni per realizzare il recupero e il restauro dell'intero contesto. Per cui va ringraziato chiaramente il Ministero delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici che ci ha dato i soldi. Vanno ringraziati tutti i tecnici che hanno lavorato su questa opera, perché questa è un'opera grandiosa, ci viene disponibile anche nel periodo. Eravamo partiti anche con un progetto diverso, poi abbiamo dovuto, lo abbiamo trasformato in un corso d'opera, e poi ci sono, vabbè, la struttura del comune, Martelletto Leone, ci obbliga col cazzo. Cinghiere Leoni, che è stato un consulente dell'impresa, il topografo Sanzone, io secondo me dimenticherò qualcuno. Poi ci sono, per conto della sovrintendenza, ai quali fanno un ringraziamento, non sono potuti essere presenti qua stasera, perché la sovrintendenza in questa ora di restauro sono direttore dei lavori d'ufficio, per cui l'architetto Mannarino e la dottoressa Romano hanno seguito i lavori di restauro, di recupero. Poi c'è stato l'archeologo Bianco, Ernesto, la restauratrice Camarano, Caterina Camarano, che ha fatto anche il video, e poi anche l'archeologa Giovanna Patto, non so se è in sala, non so se mi sono dimenticato nessuno. Poi alla fine di tutto praticamente va un grazie all'impresa Lombardi, l'impresa Lombardi che ha fatto un semplice lavoro pubblico, perché probabilmente forse perché legato a, in maniera, non lo so come, in maniera forse, si passa molto, perché lui è praticamente Pietro, io parlo di Pietro, ma chiaramente con lui intendo anche il figlio Antonio, che stasera non è potuto essere presente, e adesso ci sono anche le due entri, il ponte Pietro che sta cominciando piano piano ad avviarsi all'attività di impresa, per cui l'impresa con Pietro ogni mattina, ogni giorno sul cantino, in una maniera proprio esagerata, ha provato nei primi dettagli la realizzazione di quest'opera, forse perché anche lui, che è stato consigliere comunale nel lontano 1970, aveva questa voglia di, come ogni bucarese, di venire realizzato e recuperato questa importante opera. Per cui non so se ho dimenticato nessuno, ci sono poi un sacco di imprese che hanno lavorato con gli impianti elettrici, l'architetto di Napoli che ha lavorato la parte bibliotecnica e così via. Io ringrazio tutti, ringrazio voi che siete intervenuti. Avete voluto condividere con noi il carriere del carabinieri della Rotta del Valle, il presidente del terminale. Ritengo che abbiamo fatto una cosa esagerata, scusate se c'è anche un po' di emozione, e poi devo ringraziare anche il Consiglio Comunale, i consiglieri comunali della
scorsa legislatura, che hanno visto chiaramente crescere questo progetto, e quelli dell'attuale legislatura, che hanno l'onore di inaugurare questa importante opera per il Comune. Grazie. Io relazionerò brevemente sull'intervento archeologico, sulle indagini archeologiche che ho effettuato nell'ambito del progetto di restauro. Ringrazio prima di tutto il sindaco, l'amministrazione, oltre alla ditta che ha lavorato e che mi ha supportato nelle indagini, la direzione dei lavori, il RUP, ringrazio la sovrintendenza, la dottoressa Granese, che ha sopportato dal punto di vista scientifico anche i vari interventi. Il convento di Cuccaro, come sapete, si colloca nella parte a nord rispetto al centro abitato di Cuccaro. Il centro abitato è un castello medievale, quindi un castrum di fondazione longobarda. Il convento francescano si colloca al di fuori del centro abitato, come gran parte dei conventi francescani si collocano fuori dalle città medievali. Quindi è una fondazione trecentesca, quindi si colloca negli anni 30 del XIV secolo, e questo ce lo dice una fonte scritta. L'intervento archeologico ha verificato la fondazione trecentesca e ha verificato anche la preesistenza di strutture precedenti all'intervento francescano. L'indagine si è svolta nell'ambito del convento, analizzando una sezione nel chiostro. Questo qui è il chiostro principale del convento. Sono stati realizzati tre saggi, un saggio 1, un 2 e un altro saggio in questo punto. Nella sezione che è stata visualizzata, è stata analizzata nel chiostro, sono emersi fasi precedenti del chiostro attuale. Sono emersi resti di colonne, resti di basi di colonna, piani in cocciopesto e un zoccolo perimetrale relative alla fase cinquecentesca del convento. Come vedete, questo qui è il piano attuale del convento, composto da un lastricato in pietra arenaria di ottocentesco, realizzato su uno strato di macerie spalmate che sono andate a coprire il precedente piano cinquecentesco del chiostro. Questo, molto probabilmente, questo livellamento è dovuto a un fenomeno franoso, a una frana che ha interessato l'edificio, per cui il chiostro, la pavimentazione, probabilmente aveva subito delle rovine, quindi si è deciso di rialzare il piano e realizzare un nuovo piano di calpestio. Il saggio 1, realizzato in questo punto del convento, sono emerse diverse fasi che indicano proprio gli eventi franosi succedutisi nell'arco dei secoli. In questo punto vedete tre ricostruzioni, vi sono una fondazione in questo punto, altre due trincee di fondazione di strutture murarie che si vanno ad addossare alle altre. Come vedete, questo strato, questa stratificazione, è uno strato probabilmente dilavato per una frana che si è sviluppata da ovest verso est e che si è andata ad addossare alla struttura muraria. Questa sezione esemplifica molto questo. Vedete, questa muratura in basso è una muratura probabilmente riferibile al 1100 ed è una prima muratura. Questa muratura è crollata, è stata rasata. Su questa muratura è stato innestato un nuovo muro, a sua volta questo nuovo muro è crollato e su questo nuovo muro è stata edificata un'ultima fase.
per cui il convento è stato soggetto sempre a fenomeni franosi, quindi i monaci hanno avuto sempre molto a che fare con ricostruzioni delle murature. In questo saggio sono venute alla luce diversi reperti ceramici, tra cui delle ceramiche smaltate del periodo rinascimentale del 1500 e anche delle orde invetriate di XIV secolo. In questo saggio, molto interessante, pronto fuori, sono venute alla luce due reperti, cosiddetta ceramica dipinta con vetrina. Questi reperti vengono datati al 1100, quindi siamo in pieno periodo normanno. Nel secondo saggio, realizzato sul perimetrale orientale del convento, sono venute alla luce la trincea di fondazione del convento, questa qui è la fondazione della muratura del convento, che è andata a tagliare delle stratificazioni che si erano andate a formare all'esterno, nella parte orientale del convento. In questo saggio sono venute fuori dei materiali di periodo 5-600, delle ceramiche smaltate con decorazioni in bruno, con decorazioni in azzurro e in verde. Il saggio 3 è stato realizzato all'interno della cappella interna che è venuta alla luce nel corso dei lavori di restauro. Nel saggio 3 sono emersi una muratura che conteneva una canalizzazione in terracotta per lo scolo delle acque verso l'esterno, la fondazione della muratura esterna e gli strati naturali in argilla e con elementi lapidei, anch'essi frutto di smottamenti interni al convento. Questa è le analisi di rilievi del saggio 3. Il saggio 3, come dicevo, si colloca all'interno della cappella interna al convento. La cappella, quindi, si è deciso con la sovrintendenza di scavare interamente lo spazio interno alla cappella, costituito da un battuto in calce, bianca, e un battuto cinquecentesco, un battuto di 1500. E i reperti che abbiamo trovato ci collocano la fase di realizzazione del battuto in calce del 500, realizzato su strati di rasatura. Questi qui sono strati che nel 500 sono stati asportati. Sostanzialmente nel 500 hanno, nelle riedificazioni della cappella, hanno asportato le stratificazioni del 1400, del 1300, arrivando praticamente sugli strati naturali. In questo punto, a ridosso della muratura esterna orientale, è stata individuata, questa che ho segnato, la trincea di fondazione della muratura orientale, che siamo andati a scavare. Siamo andati a scavare la muratura, il riempimento della trincea di fondazione, che ci ha datato, ci ha restituito dei materiali archeologici che ci ha permesso di datare la muratura esterna tra il 1100 e il 1200. Vedete, questo è il rilievo degli scavi che abbiamo fatto. Nel primo rilievo è evidente il battuto in calce che faceva del 1500, che è stato costruito con la canalizzazione che portava l'acqua da un'acqua santiera all'esterno del convento. Questo piano in calce è stato costruito, come dicevo, su residui di asportazioni degli strati precedenti al 1500, che andavano a coprire gli strati naturali. Nella cappella sono venuti fuori diversi elementi archeologici di notevole interesse. Questi reperti in alto a sinistra sono ceramiche smaltate del 1500 che hanno datato la realizzazione del piano in calce, in associazione con del vetro, con elementi in vetro che indicavano la presenza di suddellettili utili per il culto, e insieme a questi anche della ceramica nella trincea di fondazione, della ceramica acroma
e soprattutto questa ceramica qui di notevole importanza è una cosiddetta ceramica spider wave, è una ceramica anch'essa del 1100 e 1200, quindi che ci è andata a datare questa parte di muratura al 1100, tra il 1100 e il 1200. È stato poi scavato un ambiente, cosiddetto ambiente A, che si colloca tra la cappella interna e la chiesa attuale, dove ci troviamo ora. In questo ambiente sono venuti alla luce due ossari, vedete, due ossari di forma rettangolare, coperti con una volta a botte. Questi ossari, uno degli ossari, come vedete, era totalmente vuoto. Questo qui è una foto di fine scavo, ma sul fondo era privo di reperti ossei, magari esclusivamente delle macerie all'interno, mentre nel secondo ossario sono venuti alla luce dei reperti ossei che sono riferibili all'attività di svuotamento. Probabilmente tra 8 e 900, con l'istituzione del nuovo cimitero, gli ossari sono stati svuotati. In questo caso chi ha svuotato l'ossario ha lasciato un residuo di ossa sul fondo. Come vedete sono ossa, ci sono anche dei crani, ossa lunghe, bacini, e che sono in corso di studio, che verranno pubblicati nella prossima pubblicazione. Come vedete, questi sono gli ambienti sotterranei, sono degli ossari con volta a botte e che si datano alla fase di fondazione del convento di San Francesco, quindi alla prima metà del 300. Le ossa sono state fatte analizzare, datare dal centro Innova di Napoli con una tecnica al carbone 14 che ci ha portato a capire che le ossa si collocano tra fine 400 e inizio 600. Quindi le ossa appartenevano a individui sepolti probabilmente in origine nell'area circostante il convento, che deve essere un antropico cimitero cinquecentesco. Nel momento del rinnovo del cimitero le ossa sono state spostate negli ossari e probabilmente intorno fino a 800 sono stati poi portati al nuovo cimitero. Concludendo, tra le varie cose più interessanti è proprio la datazione al 1100, quindi al pieno periodo normanno, di queste ceramiche, della ceramica sopra dipinta e della spiral ware. Queste due ceramiche ci dicono che in epoca normanna, qui in questo punto, prima del convento San Francesco, vi era un'altra struttura di tipo ecclesiastico, che sicuramente ci pone delle domande, quindi che relazione aveva questa struttura comunque fuori le mura in pieno periodo normanno, e che relazione aveva con il castello e quale forma aveva il castello. Giusto per dare qualche cenno sul castello di Cuccaro, che ha una forma molto interessante, una forma interessantissima, come vedete anche da questo profilo. Questo cocuzzolo è sostanzialmente il castello di Cuccaro in fase di crollo, ma il promontorio che si è creato, oltre ad essere il cumulo del crollo della torre normanna, potrebbe richiamare una cosiddetta motta. Una motta, ecco, questo qui è un disegno di costruttivo, non di Cuccaro, di altro sito, ma ecco, la motta, un cocuzzolo però rinforzato ulteriormente. La motta è la cosiddetta motta di assedio dei normanni. I normanni, quando sono arrivati intorno al 1100, metà XI secolo, hanno costruito, per occupare il principato Longobardo di Salerno, hanno costruito per assediare il territorio delle motte, cioè dei cumuli di terreno su cui andavano a edificare delle strutture in materiale deperibile, che potrebbe essere richiamata da questa esemplificazione, quindi dei cumuli di terreno con torri in legno e fossati circostanti. Questa tipologia costruttiva dei normanni è rappresentata anche in un arazzo ad Estingo, un arazzo in Inghilterra, che indica
come i normanni costruivano le motte, quindi una serie di operai praticamente che costruivano dei terrapieni, come vedete in questa semplificazione, su cui realizzavano la torre in legno, in materiale deperibile. E a Cucchero potrebbe essere molto probabile qualcosa del genere, prima della edificazione sicuramente della torre normanna in muratura, che indica la seconda fase normanna, quella di stanziamento. Ma questo sicuramente potrebbe essere parte di una nuova trattazione. Grazie. Comunque è un paese che ha avuto sempre un legame particolare con Cucchero Vetere, da anni e da anni. Alla presenza di questo edificio, io ritengo che queste cose siano molto importanti per i nostri comuni montani. Infatti questo edificio, come tanti altri, dimostra un periodo di antico splendore che hanno avuto i comuni montani, ma che poi dopo l'Unità d'Italia è andato via via decadendo, finché dopo la Seconda Guerra Mondiale, diciamo, si è distrutto tutto e non c'è rimasto quasi più nulla in piedi di quello che erano il ricordo di un passato glorioso. E voglio fare un applauso al sindaco di Cucchero Vetere, all'amministrazione di Cucchero Vetere, a Simone e a tutti gli altri, perché hanno avuto l'intelligenza di capire che dal passato bisogna riscoprire il futuro. Cioè, voglio dire, se noi vogliamo fare un discorso di turismo, abbiamo il bisogno di restaurare i nostri tesori, di rimetterli in mostra e di farli vedere a chi viene a trovarci. Quindi io mi auguro che questo sia l'inizio di un prospero futuro per il nostro Cilento. Io, per quanto riguarda San Mauro, sicuramente darò esempio da quello che è stato fatto qui a Cucchero, e intanto non voglio più tediarvi, vi saluto e passo la parola a Silvia. Buonasera a tutti. Aldo, sei stato bravo perché hai portato a termine un'opera di recupero e di restauro importante, e chi amministra sa che non è facile, perché è difficile recuperare i fondi, ma anche quando si danno i fondi spesso è difficile portare a termine un'opera per mille difficoltà che si trovano, non solo amministrative ma anche poi pratiche, imprese, è complesso, quindi sei stato bravo in questo. Però credo la difficoltà maggiore, e tu accennavi a questo, e là deve essere ancora più bravo, è quello di far funzionare queste strutture. Perché il recupero è essenziale, è un'opera che è un convento che è dall'uso non solo a Cucchero ma all'intero territorio, che può diventare un momento di attrazione e di interesse anche per le altre realtà, però lo devi far funzionare. Perché in questo modo ovviamente non viene vanificato tutto il lavoro che è stato fatto, ma poi si danno altre prospettive di crescita alla tua comunità e al territorio. Comunque bravo, un lavoro. Grazie. Volevo salutare il sindaco di Futale, il vice sindaco di Alfano, e pure porto i saluti anche dell'onorevole Picarone, presidente della commissione bilancio della regione Campania, che all'ultimo momento per un impedimento. La parola a Carmelo, il sindaco di Centola, che porta i saluti anche della provincia, in qualità di vicepresidente della provincia. Signor sindaco, buonasera, grazie per averci dato questa opportunità. Un saluto al nostro presidente De Luca, capitano dei carabinieri e tutta la cittadinanza di Cucchero Vetere. Io penso che come provincia da qualche anno stiamo portando avanti un messaggio forte, perché dalla legge del Rio ha cambiato completamente ruolo, mansioni, ma anche, come dire, senso istituzionale, e l'abbiamo definita la casa dei comuni. E stasera essere qui a Cucchero come vicepresidente della provincia ad inaugurare un capolavoro, io ho avuto modo di conoscere questo capolavoro un mesetto fa per un'altra manifestazione, ed è bello, io ascoltavo l'intervento del signor sindaco, quando tra amministrazioni ci si capisce,
Questa parte è stata inaugurata con l'allora sindaco Simone Variante, che saluto. Lui nel 2015, insieme all'amministrazione comunale di ieri e di oggi, che saluto, hanno avuto l'intelligenza di valorizzare l'intero patrimonio attraverso il finanziamento che da qui a poco ci apprestiamo ad inaugurare. Questo è quello che ci ha insegnato il nostro riferimento Antonio Variante: la politica si fa per i territori, la politica si fa con sinergia, la politica si fa con condivisione, la politica si fa per dare un senso e un valore ai territori. E l'altra cosa bella che mi è piaciuto dell'intervento del sindaco: lui ricorderà, qualche anno fa eravamo in piazza Cuccaro Vedere, eravamo in un periodo estivo, e scherzando ad un certo punto dicemmo Cuccaro Beach, quasi come se il turismo si spostava a Cuccaro. Ebbene, stasera lui ha fatto capire che questo che noi da qui a poco ci apprestiamo ad inaugurare trae gli obiettivi l'ospitalità diffusa. E qua lo dico come sindaco di Palinuro: da alcuni anni sta cambiando il sistema turistico. Noi a Palinuro, oltre agli alberghi, ai villaggi, da qualche anno stanno venendo fuori B&B e case vacanze. E tra le altre cose aggiungo un altro aspetto che non è da poco conto: viva Dio, caro sindaco, da qualche anno abbiamo anche la fortuna di avere l'alta velocità, addirittura dal 15 di aprile al 15 di ottobre, per cui queste strutture diventano non sostitutive al turismo balneare, ma diventano funzionali ed integrative, perché il turista oggi, e mi avvio alla conclusione, oltre al bel mare ha bisogno anche degli aspetti storico-culturali. E questa sera tu, attraverso il tuo intervento, ci hai narrato, e anche attraverso l'intervento dell'architetto Bianco, ci ha raccontato la storia di un luogo, di un territorio. Hai citato anche San Severino, quindi ricordiamo anche San Severino, quindi paesi confinanti con questo territorio. Allora, bene diceva anche il sindaco, sia di Ceraso che mi ha anticipato, il sindaco di San Paolo Addurra: oggi dobbiamo ragionare per aree vaste. E allora in questo territorio della comunità montana Lambro, Lingardo e Bussento, io ritengo che davvero vi siano tutte le condizioni per poter ragionare anche di ospitalità diffusa. E poi, e chiudo davvero, se è vero come è vero che da qualche anno, tra qualche anno dovrà decollare questo famigerato aeroporto di Ponte Cagnano, allora queste strutture, il territorio di Aria Vasta sicuramente dovrà essere pronto ad ospitare un sistema turistico. Addirittura qualche giorno fa leggevo 4.500 numeri, quindi sono realtà, si spostano da Napoli su Salerno. Quindi davvero un plauso a te sindaco, alla ditta, ai progettisti, a quanto hanno creduto con tanti sacrifici, perché capisco quali sono le difficoltà che si debbono mettere in campo per raggiungere l'obiettivo, così come stasera stiamo facendo. Grazie, complimenti e buon lavoro. Grazie a questo. Ovviamente telegrafico, mi unisco ovviamente ai saluti del sindaco, alle autorità presenti, non mi ripeto. Ricordo questo pezzo di storia che giustamente il sindaco ha citato, dicendo che noi restituiamo alla storia molto questa sera, e anche a tanti sogni, a tante speranze di questa comunità. Questo luogo era visto sempre come un luogo, insomma, quasi irraggiungibile, ma avvicinato. Noi abbiamo dovuto fare nei primi anni un lavoro amministrativo molto complesso, abbiamo trovato per fortuna la sensibilità della cittadinanza, bisognava ovviamente acquisire il patrimonio pubblico questo bene che era diviso tra mille eredi, e quindi siamo riusciti anche a ringraziare anche loro per instaurare un rapporto corretto per avviare un processo. Poi iniziava la grande stagione dei fondi comunitari 2000-2006, che è stata decisiva per questo territorio, e noi cominciavamo a ragionare da lì, lo ricorderà sia Virgilisco che Franco Lungo, perché quest'opera non si inserisce
a caso dentro un grande strumento di finanziamento territoriale che fu allora piano integrato territoriale del parco, che portò in questo territorio 200 milioni di euro di investimento in strutture pubbliche, in imprese. Cioè noi lì cominciamo a costruire la rete di investimenti territoriali, e quindi quest'opera partì da lì, partì in un ragionamento più complesso, partire da una visione di sogni, di obiettivi con la giunta regionale che in parte avete ricordato all'epoca era guidata da Antonio Bassolino come presidente e da Antonio Valiando come vicepresidente, cioè l'idea di fare quest'opera come delle decine, delle centinaia di opere di interventi che sono fatti negli anni su questo territorio, un grande messaggio di protagonismo delle comunità, un messaggio di protagonismo che significava dare alle comunità gli strumenti finanziari, ma non solo, gli strumenti finanziari necessari per cominciare a realizzare e programmare investimenti. E chiaramente anche quest'opera, che era stato il sogno realizzato di generazione di amministratori, partì con quella esperienza dei primi anni del 2000, quindi riuscimmo a incanalare le risorse di finanziamento in quella stagione centrale di finanziamenti comunitari, e poi tutto il resto della storia l'aveva raccontato Aldo, che è stato bravo insieme a tutti gli amministratori a poi continuare il lavoro anche soprattutto sui finanziamenti, che chiaramente con il primo intervento era soltanto parziale, poi sono stati necessari tanti altri interventi che negli anni si sono realizzati. C'è un modello di accoglienza dietro questo, sì, c'è anche un modello di accoglienza, l'ho spiegato bene altro, che era anche il nostro vecchio sogno dei borghi autentici, cioè quello di costruire una rete dell'accoglienza di qualità, non solo diffusa ma anche di qualità, perché questo luogo segna un passaggio anche su questo aspetto. Qui non si realizza una semplice struttura ricettiva turistica, ma qui dentro, a parte il resto delle opere che potete ammirare, c'è un'idea di accoglienza un po' diversa, che si incanala su un filone storico, di tradizione, su un'esperienza che si può incrociare con altre esperienze. Vedevo prima, vedo ancora, che l'anno precedente l'ex sindaco di Laurino che ha realizzato già da anni un bellissimo intervento molto simile a me. Ecco, questo modello di accoglienza che valorizza anche aspetti storici di tradizione può essere un filone culturale da continuare a perseguire anche nel tempo. Quindi un lavoro importante, un lavoro prestigioso per chi lo riporta da bambino con me, insomma, era almeno un luogo accogliente. Poi purtroppo Aldo lo ricorderà, perché era assessore già nella mia prima esperienza, quando alla fine del 99 cominciamo a entrare più in questo luogo, sì, era un luogo di abbandono anche al centro del paese, perché capisco che poi i tanti proprietari non erano in condizione di poter fronteggiare alle emergenze storiche di questo luogo. E quindi un sogno che ha incrociato tante generazioni, ha fatto bene anche Aldo a ricordare chi ci ha preceduto, ognuno ci ha messo un pezzo della propria storia, della propria esperienza, del proprio impegno. La fortuna anche di aver trovato poi negli anni strumenti finanziari diversi che magari chi ci ha preceduto non era stato in condizione appunto di incrociare. Quindi la stagione dei fondi comunitari del 2006 è stata importante anche per questo. Non si sono finanziate soltanto opere, appunto come dicevamo, ma in qualche modo si è data l'opportunità a questi territori di scegliere gli investimenti importanti da realizzare. Quindi tante delle realizzazioni economiche partono da questo tipo di scelte di governo, di scelte amministrative. Quindi io vi ringrazio veramente tanto di averci dato l'opportunità di condividere questo momento. Non credo che soltanto i lucanesi possano beneficiare quest'opera, avete detto bene, hanno detto bene gli amministratori, deve essere un punto di riferimento per tutto il territorio, per quello che insieme riuscirete a fare. Appunto, io mi auguro sempre di più insieme riuscirete a fare, che questo territorio può andare riusciremo, soprattutto i sindaci, ma riusciremo chiaramente, perché noi ci siamo sempre. Questo territorio può crescere soltanto se questo spirito di comunità più ampio e più diffuso che mette insieme le nostre piccole realtà continua a camminare insieme, altrimenti la storia ci ha insegnato che nessuno ci regalerà niente. Quello che ci conquistiamo ce lo conquistiamo con la forza del nostro impegno, con la nostra capacità e con la nostra testardaggine di cent'anni. Grazie. Se mi consentite un fuori programma,
Io con l'amministrazione comunale, se vogliono venire anche i consiglieri comunali, abbiamo ritenuto opportuno, se vengono con i consiglieri comunali, è un consiglio di tutti, no? Vabbè, abbiamo ritenuto opportuno questa sera omaggiare una persona per quello che diciamo, ha realizzato in questo momento. Vorrei chiamare Pietro Lombardi a venire un momento qua. Scusate se... Perché lui, come ho detto prima nell'intervento che ho fatto, responsabile chiaramente dell'impresa che ha realizzato il lavoro, ma lui con la sua impresa in questo intervento non ha, in questo lavoro non ha fatto un semplice intervento da lavoro pubblico, ha fatto un intervento col cuore, che non è facile trovare nelle imprese, perché le imprese sono imprese perché guardano al profitto, se no che imprese sono? Farebbero un'altra cosa. In questo lavoro, voi per la tipologia di lavoro che chiaramente ho visto una serie di difficoltà e i progettisti ne sono testimoni, voi perché fosse, come dicevo prima, anche lui di Cuccaro fortemente legato, Cuccaro fortemente legato a questo ruolo, voi anche perché adesso per l'età che lui ha, è anche un po' una memoria storica di questo luogo e di questo territorio. Noi abbiamo ritenuto opportuno, e penso che i consiglieri comunali siano tutti quanti d'accordo, di dargli un piccolo omaggio, un'immagine del convento, di questa parte del convento che lui ha restaurato, inaugurazione e restauro del convento di San Francesco, Cuccaro Medio, il 1 novembre 2025. Io penso di aver fatto il grande. Tutta non sono stato da solo, il sindaco ha fatto il direttore generale, poi ringrazio l'architetto Gregorio, il vigile Riccolo e l'architetto Lurgo, e abbiamo collaborato tutti insieme per fare quest'opera, e io me ne sento onorato, quale fare, perché sono onorato di essere a un